Non possiamo scoprire le cose che contano se continuiamo ad inseguire beni illusori, inutili o perfino falsi e nocivi. Non possiamo scoprire le cose che contano se siamo stretti dalla paura di perdere quel benessere da cui abbiamo pensato di far dipendere la nostra felicità. Forse abbiamo vissuto per anni nell'illusione di costruirci un paradiso in terra fatto di comodità, di desideri, di divertimento, cercando di allontanare sempre più dalla nostra vista e dalla nostra vita tutto quello che può inquietarci. Cosa conta allora? Conta vivere con sobrietà, che non vuol dire rinunciare, ma vuol dire saper distinguere tra bisogni reali e bisogni evidenziati dalla moda, dalla pubblicità, dalla logica del mercato, eccetera. Quello che conta è anche il tuo aiuto.